Nuova edizione della nostra TG Star Casino Sport, ben ritrovati. Oggi iniziamo parlando della domenica di Serie A perché si affronteranno Atalanta e Juventus. Un vero e proprio spareggio per un piazzamento in Champions League. L'Atalanta è una squadra che ha sempre messo in difficoltà i bianconeri puntando soprattutto sull'intensità di gioco. Il match di andata finì 1-0 per i nerazzurri di Gasperini, ma l'arrivo di Vlahovic in casa bianconera può cambiare l'inerzia a favore della Juventus. Gasperini recupera giocatori fondamentali mentre Allegri dovrà capire dall'infermeria chi potrà recuperare in tempo. Nel frattempo l'assenza di Zapata priverà la Dea del proprio riferimento offensivo. Andiamo allora a vedere la nostra prima statistica, quella riguardante il match tra Atalanta e Juventus. Appunto, come finirà il match? La probabilità che sia l'Atalanta a vincere del 35%, la probabilità che la partita finisca in pareggio del 25%, mentre la probabilità che sia la Juve a vincere del 40%. Ci spostiamo allora in casa Milan perché i rossoneri si sono allenati questa mattina a Milanello dopo la vittoria contro la Lazio. Allora, testa al match contro la Sampdoria, anche la squadra di Giampaolo è infatti tornata ad allenarsi e ha svolto una doppia seduta. Buone notizie arrivano anche dall'infermeria, dove Dalle e Quagliarella hanno svolto i primi test sul campo e potrebbero essere a disposizione dell'allenatore per la trasferta di San Siro. È ancora presto invece per pensare alla formazione di Pioli, ma di sicuro bisognerà fare i conti con la squalifica di Theo Hernandez. Per il resto dovrebbe affidarsi ai titolari, vista l'importanza della partita. Andiamo allora a vedere la nostra seconda statistica, quella appunto riguardante il match tra Milan e Sampdoria. Quale sarà il risultato esatto? La probabilità che la partita finisca 1-0 è del 13%, mentre la probabilità che la partita finisca 2-1 è del 15%. Ci spostiamo allora al match riguardante Napoli-Inter, perché rientrati gli africani Anguissa e Koulibaly, Spalletti ha quasi tutti a disposizione per il big match contro l'Inter. Appunto, soltanto due dovrebbero essere le assenze: Lozano infortunato e Tuan Zebe. Ruiz è certo della presenza, mentre la situazione per quanto riguarda comunque Koulibaly è differente. Da domani deciderà autonomamente se partire titolare contro i neroazzurri. Tutto dipenderà dalla sua volontà e dallo stato fisico post Coppa d'Africa. Inzaghi nel frattempo cerca di scavallare il duello contro l'altra seconda, che rilancerebbe appunto i neroazzurri come favorita per lo scudetto. Andiamo allora a vedere la nostra terza statistica, quella appunto riguardante il match tra Napoli e Inter. Come finirà il match? La probabilità che sia il Napoli a vincere del 35%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è del 25%, mentre la probabilità che sia l'Inter a vincere è del 45%. Allora, si deciderà contro il Genoa e anche il futuro sulla panchina della Salernitana di Stefano Colantuono. Nel mercato di gennaio la squadra è stata comunque rivoluzionata, quindi serve tempo per amalgamare i nuovi. La sfida è delicatissima, visto il rischio di retrocessione sia per il Genoa sia per la Salernitana. Ormai il tempo è poco e bisogna vincere, altrimenti sarà Serie B. Andiamo allora a vedere la nostra ultima statistica, quella appunto riguardante il match tra Genoa e Salernitana. Come finirà il match? La probabilità che sia Genoa a vincere del 50%, la probabilità che la partita finisca in pareggio del 25%, mentre la probabilità che sia la Salernitana a vincere è sempre del 25%. Questa era anche la nostra ultima statistica. Ci vediamo alla nuova edizione del nostro TG Star Casino Sport.